Roberta De Martin, lei è del consiglio di amministrazione della Fondazione Villa Russitz e come si inserisce la vostra realtà in questo evento? Beh, intanto la Fondazione Villa Russitz oggi ospita e coorganizza l'evento, il convegno di oggi. Si inserisce con la sua missione istituzionale. La Fondazione fin dalla sua nascita ha due braccia, da un lato l'attività dell'azienda vitivinicola, dall'altro per più di 150 anni fa la contessa Elvine Ritter aveva fondato e ha fondato un educandato per ragazze in difficoltà. Noi continuiamo con questa missione, ovviamente in rapporto con tutte le istituzioni del territorio, e quindi il convegno di oggi, che tratta di etica e di educazione alla legalità, va proprio al nocciolo di quello che è la missione di Villa Russitz, ovvero dare un'opportunità educativa a ragazzi minori in difficoltà per immaginare un futuro che sia un futuro di riscatto. Presidente Alberto Bergamin, come è coinvolta la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia nell'evento odierno a Villa Russitz? Ma è coinvolta innanzitutto, partiamo dal fatto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia è coinvolta nella governance di Villa Russitz, per cui partecipiamo attivamente a questo sforzo di rilancio e di sopravvivenza forte di Villa Russitz per tutto quello che può voler dire dal punto di vista proprio anche sociale. Ecco, quindi noi crediamo molto in questo, la collaborazione con la Camera di Commercio e la Regione va proprio in questa direzione. Questa iniziativa specifica a noi interessa moltissimo, abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare attivamente perché affronta un tema, quella della legalità, giovani e legalità, credo che sia estremamente di attualità e quindi chiama in causa il mondo della scuola, chiama in causa chi ha la responsabilità di sostenere i giovani. Il nostro maggiore impegno è quello dell'educazione e delle nuove generazioni, quindi in questo senso ci siamo. Avvocato Gianna Di Danieli, lei è la presidente di Paneuropa Italia. Che significato ha l'appuntamento oggi a Villa Russitz dedicato ai valori, ai giovani e alla legalità? Beh, allora, Paneuropa Italia è presente perché sostiene un'iniziativa in questo contesto perfetto che si interroga esattamente su quali valori oggi possono definirsi comuni e possono essere, diciamo, apprezzati e scelti dai giovani in un contesto e in una prospettiva di legalità. Legalità intesa in tutte le sue accezioni, come convivenza civile, come accettazione dell'altro, come pace in questo momento in cui la difficoltà di far convivere valori appunto diversi, culture diverse è sempre più un tema al centro dell'attenzione, e quali valori possono essere appunto oggi di riferimento per giovani che sono sempre più assediati da episodi di criminalità, anche dalla stessa infiltrazione mafiosa dei territori, dove nessuna isola è appunto un'isola felice. Allora l'occasione di oggi vuole essere proprio quella di mettere insieme realtà diverse, amministrazioni anche pubbliche, avremo testimonianze qui di sindaci del territorio, ma soprattutto interrogarsi su quelle che sono le radici, su temi che sono alti etici e che possono essere condivisi, quindi che possono far sedere intorno ad un tavolo professionalità, esperti e comunque sensibilità diverse.